Oggi voglio parlarvi di 5 motivi per fare il programmatore, che forse è uno dei lavori migliori, però serve un po' di chiarezza su quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'essere un programmatore, perché i programmatori sono le persone più fighe del mondo. Tutto. Prima di tutto, come programmatore potete lavorare da ovunque, cioè potete lavorare da New York, potete lavorare da New York, volete lavorare al mare, alle Bahamas, potete lavorare alle Bahamas. Per esempio, io che posso lavorare da ovunque, lavoro da Sassari, che anche piove, però posso lavorare. Però è bello perché in teoria posso andare al mare, che poi non ci vado perché lavoro, però potrei lavorare da ovunque. Ovviamente se parlate inglese, se non parlate inglese è un po' più difficile lavorare da ovunque, allora dovete lavorare da un posto. Però se non parlate inglese ormai non fate gli informatici. Il secondo vantaggio è che potete cambiare lavoro in un attimo, perché tutti cercano programmatori, quindi se siete un programmatore e volete cambiare lavoro, è un attimo. Per esempio, io lavoro nella stessa azienda da 3 anni, però poi potrei schioccare le dita così a cambiare lavoro, subito. Un'altra cosa favolosa è che guadagnate più della media, cioè no, non è malissimo, sempre se parlate inglese siete fortunati, però in media guadagnate di più. Per esempio, potete comprarvi tutte le camicie a quadretti che volete perché avete un sacco di soldi. Anche tipo questi occhiali potrei facilmente comprarmene un paio nuovi, però non vi servono, quindi è stupido. Rispetto ad altri lavori c'è anche un'enorme facilità di carriera. Per esempio, potete iniziare da programmatori e poi diventare programmatori senior o architect. Ci sono un sacco di cose che potete fare all'interno del campo. E quindi è molto bello perché in altri lavori, che ne so, iniziate e poi non cambiate mai. Vedete il tassista è sempre un tassista, può essere un tassista più bravo, però è un tassista. Invece il programmatore diventa un sacco di cose, tipo molto programmatore, super programmatore. Poi li chiamano con i nomi divertenti, tipo ninja, mago. Invece non c'è il ninja tassista che li fa più veloce. E adesso veniamo ai motivi per cui non dovete fare il programmatore. Il programmatore è un lavoro estremamente frustrante. La maggior parte del lavoro consiste nel risolvere problemi. E funziona così. Vi faccio un esempio. Stavo cercando di far partire i Mezzo sul nuovo computer. Ci ho impiegato circa 9 ore. 9 ore culminate nella grande soddisfazione che la cosa che funzionava avantieri funziona di nuovo. 9 ore con un picco di soddisfazione di circa 15 secondi. 9 ore di lavoro. 15 secondi di dopamina di soddisfazione, ok? Io non credo che ci sia un lavoro con un valore così frustrante, se non forse se fate l'atleta ad alto livello. Per cui è uno dei lavori più frustranti, secondo me. È diverso all'inizio, quando state imparando. Quando state imparando, scrivete tantissimo codice e avete soddisfazione continua. Perché quando state imparando, scrivete un sacco di codice orrendo, ma non vi rendete conto che è orrendo, per cui ne scrivete tanto e vi sembra di avere tanta soddisfazione perché non sapete di riuscire a fare alcune cose. Per cui ogni piccolo step dà soddisfazione. Questa cosa cambia intorno ai 2 anni, se diventate bravi. Se non diventate bravi, non cambia mai, però. A quel punto potete fare qualsiasi altro lavoro perché il programmatore scarso rimane scarso. Passerete la vita a studiare, soprattutto se fate programmatori front-end, back-end, se fate programmatori su cose dinamiche, dovrete studiare sempre. Io tendenzialmente faccio programmatore mobile front-end e lavoro in un ecosistema che cambia continuamente. Per cui hai voglia di studiare oggi quando Google domani ti fa una nuova regola, quando utilizzate le API di Google Maps che cambiano le regole, quando utilizzate le API di un exchange come CryptoViewer che cambia le regole, quando Apple si sveglia e dice da oggi dovete dare questi dati. Per cui anche la cosa che funzionava ieri non funziona neanche in locale, perché ormai anche quando lo fate partire in locale ci sono una serie di librerie. Mi ricordo un giorno che c'era un bug di Google, per cui tutto si è rotto a tutti e quindi devi continuamente studiare. Non c'è un momento in cui dici ok, funziona. Dovete giustificare continuamente perché costate più dalla concorrenza pakistana, indiana, asiatica, sudamericana. Perché c'è sempre il discorso: ma ho trovato uno su internet che me lo fa A, ma mio cugino me lo fa A. Non fanno lo stesso lavoro, ma dovete essere in grado di giustificare il perché. E non è piacevolissimo. Nessuno capisce che lavoro fate. Io credo di non essere in grado di spiegare che lavoro faccio praticamente a nessuno che non sia nel mio campo. Se una persona appena conosciuta mi chiede che lavoro fai, rispondo faccio siti web. Se una persona che non conosco mi chiede che lavoro fai, rispondo una cosa a caso. Personal trainer, psicologo, qualsiasi cosa. Però è molto complicato spiegare che lavoro fate e se questa cosa può sembrare una sciocchezza, nelle relazioni interpersonali non è proprio il massimo.
Perché poi c'è il periodo che dite, ok, adesso glielo spiego che lavoro faccio, iniziate a parlare, e vedi uno che fa tipo, computer. Insomma, se fate il medico, fate il medico. Tutti quanti sanno che cos'è un medico. Se fate il programmatore, può essere qualsiasi cosa. E poi anche se fate il medico, siamo onesti, quando uno dice fate il medico, vi immaginate un tizio che opera al cervello un'altra persona in una stanza super figa di un ospedale. Non vi immaginate un medico di base che dà aspirina agli ultraottantenni, per cui anche lì secondo me c'è un po' di cosa romanzata dei film. Oppure dite programmatore, si immaginano un hacker, non lo so perché. Siccome tenderete a poter lavorare da ovunque, anche se non lavorate in remoto, tenderete a poter lavorare dovunque, visto che ormai ci sono i portatili, finirete per lavorare 24 ore su 24. Altra cosa importante, a differenza di altri lavori, però molti lavori hanno lo stesso problema, tenderete a continuare a pensare ai problemi che avevate al lavoro dopo. Perché? Perché voi volete risolvere problemi, è il vostro lavoro. Quindi, tranne pochissime persone che ho conosciuto nella vita, non è che fate alle 5, ci penso domani. Fate così, alle 5, e il vostro cervello continuerà a pensarci da adesso fino a mezzanotte e mezza, quando non riuscirete a dormire perché ci state ancora pensando. E questo, se riuscite a bloccare l'istinto di tornare al computer e provare se quello che state pensando risolve la cosa, sempre. Bonus point, tutti hanno un'idea che vogliono che tu realizzi e nessuno capisce che il programmatore è un piccolissimo step dell'idea. Vi spiego, se i Megzo dipendesse dalle mie capacità di programmazione, siccome io sono bravissimo, i Megzo sarebbe famosissimo e CryptoViewer sarebbe ancora più famoso perché era la migliore app del suo tempo. Non funziona così, il mondo delle app, il mondo dei prodotti informatici, è un mondo di marketing. Non vince il prodotto scritto meglio, vince il prodotto col marketing migliore. Per cui la leggenda di Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs, che hanno avuto un'idea meravigliosa e quindi sono diventati ricchissimi, in realtà è perché erano dei businessmen bravissimi, non di programmatori bravissimi. Per cui, se volete fare il programmatore con l'idea di fare il businessman, fate economia, non fate programmazione. La programmazione la potete imparare nel tempo libero. A presto. Cinque motivi per fare il programmatore. Ma dovete essere in grado di... Non vi immagino... Dovete giustificare continuamente perché costate 5 volte più della concorrenza.